Cosa siamo ancora in pieno calciomercato? Come la pensi sul protrarsi del calciomercato? Insomma, l'hai già chiarito più volte. Tocca farti una domanda su Asensio, visto che insomma, le voci si rincorrono. Uno, se ci sai dire poi una posizione, insomma, qual è adesso, e due, come vedi il ragazzo in ogni caso, se è sereno, se è distratto. Asensio ha fatto un'ottima partita a Pisa, quindi è chiaro che ha avuto questa offerta dall'Ascoli. Mi ripeto, cioè, secondo me il calciomercato dovrebbe finire prima che inizino le partite, proprio per questo motivo qui. Perché un'offerta, per quanto ti arrivi, per quanto ci sia, non ci sia, a livello mentale, un qualcosa ti toglie. Il ragazzo l'ho visto abbastanza tranquillo, quindi è a disposizione. Poi non lo so cosa succederà da qua alla fine del mercato. Però è chiaro che bisognerà parlarci, bisognerà chiarirsi, bisognerà capire se lui comunque, io voglio gente qua che resta motivata, che dia tutto per Cittadella, che faccia di tutto per portare a casa il risultato, che l'obiettivo che in questo momento è la salvezza. No, mi ricollego, è chiaro che la domanda poi va posta al direttore, proprio più specifica sul mercato, ma c'è una posizione netta nel senso della società o comunque no, al momento. No, al momento no. Al momento non c'è una posizione netta, poi è chiaro che non lo so se stiano facendo la trattativa o meno, però in questo momento il direttore non mi ha detto niente, quindi c'è stata questa offerta dell'Ascoli e dopo lo valuteranno loro.